Primo tempo, con l'opinionista Carlo Filippo Vardelli e i protagonisti del Piacenza Volley. Due sconfitte consecutive, è arrivato il momento di rialzarsi. La Gas Ace Blue Energy Piacenza arriva dal KO in campionato contro Perugia e da quello con Ankara in Champions League. Due match veramente molto tirati, che però non hanno sorriso ai colori biancorossi. Adesso c'è il crash test con Monza, domenica sera alle ore 20:30, ovviamente in diretta su Radio Sound. Di tutti questi argomenti ne parliamo con Antoine Brizard, capitano e palleggiatore della Gas Ace Blue Energy Piacenza. Ciao Antoine e bentornato sulle frequenze di Radio Sound. Ciao, grazie. Partiamo da quelle che sono state le ultime due partite molto tirate, di altissimo livello, con Perugia e con Ankara in campionato in Champions League. Ti chiedo di raccontarcele. Purtroppo sono arrivate due sconfitte, però in entrambe le partite avete dato buoni segnali di crescita. Sì, partendo dalla partita di Perugia, è quella che mi ha dato più soddisfazione. Siamo entrati bene in partita, dopo sappiamo che ogni set è una nuova battaglia e si deve lottare di nuovo all'inizio di ogni set, e dopo sono tornati con la loro bravura, sono tornati in partita e sì, è stata una partita di altissimo livello che si ferma con un punteggio molto, molto vicino, e è peccato, però poteva anche andare dal nostro lato. E la partita di Alba anche un po' diversa, abbiamo messo 2-7 in 3 in partita e questo è peccato. Siamo partiti bene e dopo abbiamo subito una serie di battute di Nimir, che lo sapevamo è un giocatore stupendo e che può fare la differenza da solo, e nel primo set non siamo stati abbastanza bravi a non lasciarlo entrare in serie, e dopo l'abbiamo pagato, e dopo questo abbiamo un po' calato, e questo è peccato perché era una partita importante per la classifica finale. Però, come hai detto, dopo siamo tornati in partita, abbiamo visto delle belle cose e piano piano ci arriviamo. Nel scorso abbiamo sofferto tanto e alla fine è stata una bella stagione, quindi dobbiamo imparare a soffrire di nuovo, come sempre. E senti, mi hai già in parte risposto dicendo che sarà un processo lungo, ma secondo te, visto che sei il capitano, sei già un po' di stagione a Piacenza, quanto vi manca per arrivare appunto al livello di Perugia, di Ankara e delle migliori squadre del mondo, ecco? Per me lo siamo già. La domanda, però capisco, la domanda è più come arrivare a tenere questo livello su diverse partite e entrare in serie di questo. Dopo Perugia abbiamo visto che abbiamo fatto molto molto male l'anno scorso in Coppa e eravamo a un livello più alto di loro. Per me abbiamo la squadra che può giocare a livello più alto di tutte. Dopo è una questione di equilibrio e di trovare il ritmo su una stagione completa. E cosa manca? Manca un po' di forma fisica, perché ci manca ancora Romano e non è niente. Certo. C'è mancato Leal, che ha detto sì con il fisico anche. Quindi anche questo manca un po', sicuramente, però sul livello della squadra sono fiducioso che l'abbiamo già, e l'abbiamo già dimostrato di essere a questo alto livello. E senti, ti faccio l'ultima domanda su quello che sarà il prossimo impegno. Giocherete a Monza domenica sera alle 20:30, che partita ti aspetti? Lo sapevamo all'inizio della settimana che era una settimana molto impegnativa anche per questa partita di Monza, perché stanno giocando da Dio, veramente giocano benissimo, hanno messo tutte le squadre in difficoltà, hanno anche avuto un calendario difficile e sono ancora alto in classifica, quindi hanno vinto a Verona, hanno vinto a Modena, hanno giocato molto bene a Trento, quindi aspetto una partita molto molto difficile con una squadra che riceve bene, difende tanto, batte bene, e solo dicendo questo è già una partita difficile, certo, solo così. Certo. Dopo la squadra è stata fatta bene con due schiacciatori, anche quello di panchina, che sono molto molto forti e equilibrati,
l'opposto che va bene, il pareggiatore che fa giocare bene questa squadra, quindi è stata una partita tosta. Una partita che seguiremo domenica sera in diretta su Radio Sound a partire dalle ore 20:30, Monza contro Gasseis Piacenza. Nell'attesa di raccontarvela, un grazie ad Antoine Brizard per essere stato con noi e un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Primo tempo, 5 minuti di podcast con l'opinionista Carlo Filippo Vardelli e i protagonisti della Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza.